è appena terminata un'importante tavola rotonda al centro del dibattito, il tema dell'abusivismo, abusivismo professionale che porta ovviamente ad uno svilimento delle professioni. Lei ha pubblicato un libro proprio sull'abusivismo professionale. Prima Catricalà diceva che l'abusivismo forse non si deve contrastare, ma bisogna comunque considerarlo. Bisogna considerare tutti gli effetti che provoca l'abusivismo e non ce ne rendiamo conto, perché c'è un effetto economico che riguarda l'intera collettività, l'evasione fiscale. C'è un aspetto economico che riguarda il lavoro e quindi anche un aspetto sociale. C'è la concorrenza che viene falsata. Nei vari settori ci possono essere danni. Per gli agenti immobiliari ci può essere danno per una compravendita realizzata male, per una caparra nascosta, per tutti i trucchi e gli imbrogli che ci possono essere. Nel settore dell'edilizia, delle costruzioni, ci possono essere danni che l'abusivismo crea, ci possono essere rischi per la salute, per il territorio, per la sicurezza alimentare. Forse ci sfugge che cosa significa veramente l'abusivismo, quale alterazione provoca.